quando parliamo di resistenza degli antibiotici, detto in termini semplici, ovviamente lei avrà termini scientifici più complicati per noi non addetti ai lavori, ma quando si parla di questo, che cosa vuol dire? Che cosa sta succedendo? Allora, oggi ci troviamo proprio ad affrontare questa tematica, che è una tematica importante per la salute pubblica, quindi vuol dire per la salute dell'intera popolazione. Perché? Perché siamo in una situazione in cui gli antibiotici, che hanno rappresentato fin dalla loro scoperta un'arma formidabile per il controllo e la terapia delle malattie infettive, oggi sono sempre meno efficaci. E perché è accaduto questo? È accaduto perché se ne è fatto un grande abuso o un utilizzo in modo inappropriato. Per esempio, talvolta ci capita, penso capiti a tutti noi, di tenere a casa degli antibiotici avanzati da una precedente terapia e di decidere in autonomia di utilizzarli. Sì, in effetti capita spesso. Esatto, questo è un comportamento errato. Quindi oggi noi parliamo del fenomeno della resistenza agli antibiotici tra operatori sanitari, ma io auspico anche, come presidente della sezione regionale della SITI, la Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, di poter affrontare la tematica anche per la popolazione generale, perché poi il cittadino, non solo il paziente, è il principale utilizzatore di questi farmaci e deve essere informato sul modo corretto di utilizzarlo, a partire dal consultare il proprio medico prima di iniziare una terapia antibiotica. Utilizzare l'antibiotico per il tempo, tutto il tempo necessario, senza decidere autonomamente di interrompere la terapia prima di quando sia previsto o comunque quando migliorano i sintomi, non c'è niente di più errato. E soprattutto anche utilizzarlo nella dose più corretta. Queste sono le principali indicazioni che ogni cittadino che utilizza un antibiotico dovrebbe avere. Professoressa Doldo, lei è stato direttore di questo master di grande importanza, la prevenzione e il controllo dell'antibiotico, dell'antibiotico resistenza. Finito il master si è organizzato l'evento di oggi, che consiste in un incontro di diverse esperienze per approfondire ancora di più l'argomento. Siamo partiti con questo master organizzato in convenzione con l'Associazione Nazionale degli infermieri e dell'antibiotico resistenza e il controllo delle infezioni ospedaliere correlate all'assistenza, per cui insieme alla Presidente nazionale abbiamo pensato di organizzare questo evento formativo, dove abbiamo tutto invitato e devo dire con grande piacere hanno tutti accettato l'invito, per divulgare ancora di più questa problematica, che è una problematica molto seria. Si parla di vita o di morte di un paziente, perché soprattutto nei pazienti che hanno avuto grossi interventi chirurgici